Io sono Elena Redaelli, sono italiana e lavoro nel campo dell'arte dal 2009 con progetti di arte ambientale e progetti legati alla materia. Per me la conoscenza passa proprio dall'approccio dei sensi, anche nel mio lavoro con i materiali imparo tramite il fare le cose e quindi anche un po' l'approccio che ho verso il mondo di esperienza fisica. Mi piace il contatto e mi è sempre interessato come la roccia sia in fondo un materiale vivo. Ho letto molto anche su questo e sulle ricerche di altri artisti intorno a questo materiale. E ci sono degli approcci molto interessanti che te lo fanno percepire proprio come un materiale in movimento, anche se apparentemente non lo è. Quindi, essendo apparentemente statica, in realtà è un materiale che muta, genera, si riproduce, si muove, ovviamente con una tempistica molto dilatata rispetto a quella umana. Il movimento per me è anche conoscenza, quindi il movimento del corpo è conoscenza dello spazio e anche sto approcciando la roccia attraverso il corpo e attraverso la superficie di contatto tra il corpo e la superficie della roccia, nelle pieghe che ci sono. Anche il concetto di piega mi interessa molto, come ci sono nel corpo umano, ci sono anche in quello che ci circonda. E qui, ad esempio, nel canyon ci sono tutte queste forme che sono state modellate dall'acqua, ad esempio, che è un elemento che adesso non si vede ad occhio nudo, ma chiaramente ha lasciato dei marchi importanti, come il tempo lascia i marchi sul corpo umano, ad esempio. Il lavoro con la resina in particolare è nato dalla necessità di trovare un materiale che fosse compatibile con l'ambiente e che in un certo senso potesse prenderne la memoria, come dicevamo ad esempio dell'acqua che non c'è più, mi interessava appunto prendere queste forme vuote e riempirle in qualche modo. Quindi ho provato a riempire le crepe con, ad esempio, le crepe del canyon con degli altri sassi, però mi piaceva avere qualcosa che prendesse proprio la forma della superficie, come un frottage però tridimensionale. E quindi ho iniziato ad utilizzare queste bioplastiche, che sono composte da elementi naturali, glicerina, come la farina di mais o l'alga. Questo mi interessa anche perché è un modo nuovo di approcciarsi ai materiali come possono essere le resine, ad esempio. Come sappiamo, la roccia è un archivio della memoria dell'uomo e di tutto quello che lasciamo di scarto rimane comunque presente nell'ambiente. Sì, penso che questa residenza è molto interessante perché tutti gli artisti che partecipano hanno un approccio sperimentale all'ambiente, di ricerca e di attenzione. Quindi apprezzo molto anche il lavoro degli altri e come i nostri lavori si possono integrare a vicenda ed arricchire a vicenda. La collaborazione con la Fondazione Balearia è stata una bella sorpresa e credo, spero, una bella possibilità per continuare la mia ricerca anche in questi spazi. Poi ho parlato con Sandra della Fondazione e abbiamo avuto un bel contatto dove mi ha spiegato un po' gli spazi che hanno e anche qualche informazione in più sulla città.
e quindi si spera in futuro di fare un bel progetto insieme. Adesso dovremmo decidere ancora la modalità. Comunque io vorrei portare anche parte della ricerca che ho fatto qui, che è legata a questo territorio, anche lì nella città di Delia. Sicuramente mi porto la bellezza di questo posto perché è stato impressionante fin dall'inizio. È stata una bella esplorazione, ma soprattutto per me è un tempo di totale immersione nella creazione in una maniera che mi ha messo in discussione, messo alla prova. Quindi sicuramente tantissimo per la mia ricerca artistica. E sicuramente poi sì, gli odori del rosmarino e del timo e anche tutte le persone che ci sono qui e le collaborazioni che spero potranno nascere in futuro.